Saverio Crestini, il cancelliere di Porta Sant'Andrea, sul suo volto è dipinta tutta la gioia, la soddisfazione di questo trionfo, perché di questo si tratta. Sì, questo è stato un trionfo del quartiere, se lo meritavano tutti troppo, i nostri quartieristi, chi ha dato una mano e chi sta rendendo questo quartiere veramente vivo, efficace, bello. Noi si vive bene, stiamo bene, i nostri giostatori hanno fatto veramente quello di cui avevamo bisogno, straordinari tutti e due, veramente. Dietro abbiamo un cartello che è tutto uno sfottò, quell'uno, che sta a significare che i vostri rivali, insomma, ci hanno messo del loro. Questa è la giostra, questa è la giostra. Allora è andata in questa maniera, per noi è stato sicuramente più facile chiudere la giostra, ma è stata una goduria immensa, anche perché vincere con un 3 finale è proprio il top. Certo, mesi e mesi di lavoro, poi vedere questi risultati in campo davvero riempie il cuore. Ma questo ripaga un lavoro estenuante di tutti, dal gruppo Scuderie, dove c'è un gruppo fantastico, lo staff del capitano, ma tutti quelli che organizzano le nostre settimane del quartierista, la vita sociale, il nostro comitato giovanile, una cosa che veramente è la vittoria del Sant'Andrea. Uno dei tanti armiseri che abbiamo visto piangere di gioia, chi non ama la giostra non può capire che emozione è vincere una giostra del Saracino, specialmente quella di settembre. È un'emozione indescrivibile, perché lavoriamo tutto l'anno per questo, ci facciamo un mazzo tanto e il coronamento di tutti gli sforzi sono quei 4 secondi, 5 secondi dei ragazzi in lizza, che sono straordinari. È un quartiere straordinario il nostro, siamo un quartiere troppo unito per non vincere sempre, dobbiamo vincere sempre.